sembra che indichi la porta. Insieme. Ma che cos'è? Portiamolo fuori. Come lo porto lì dentro? Lo schiaccianoci più grande che io abbia mai visto. E l'ho rubato. Ma adesso non lo sopporto proprio più. Qualcuno ha parlato. Ma non può mica essere stato lui. Perché mi osservate così? Ci deve essere una spiegazione logica. Esistono i pupazzi che parlano. Non sai quanto è avanti la tecnologia? No. Dentro c'è una persona. Sapremo tutta la verità con le telecamere nascoste. È il momento di scoprire la verità. Dominic si è mosso. Si muove. Non si è ancora visto cadere un singolo fiocco di neve. Molto strano. Sta tornando indietro. Quindi è un uomo. Ma no, Eric è un robot. O parli e confessi subito tutto quanto, oppure ti smontiamo! E quindi? Quindi parli o no? Dai, caro schiaccianoci, parla, tranquillo, puoi parlare con noi. Non parla! Ehi, è inutile che fai finta di niente, devi parlare, perché guarda che mentre noi eravamo fuori, qui c'erano delle telecamere nascoste, sappiamo tutto! Sappiamo che parli e che ti muovi anche! Diglielo anche tu, vai, diglielo, Eric! Sì, è inutile che non parli, perché vedi che sappiamo tutto, abbiamo visto tutto. Più convinto, Eric. Vedi che noi sappiamo tutto, ok? E ti conviene parlare, perché altrimenti non so che faccio. Calma. Scusa, era abbastanza convincente. Stai tranquilla che ora parla. Sì, parla. Parla, no? Niente, non vuole parlare, proprio niente. È un tipo tosto. Bene, rimane soltanto una cosa da fare. Cosa? Beh, lo smontiamo, lo apriamo e scopriamo che cos'è veramente o chi è veramente. Sei proprio sicura che sia una buona idea, Dominique? Capito? Ti smontiamo e lo scopriamo da soli, visto che tu non vuoi dirci chi sei. Visto? Lui è d'accordo, chi taccia consente. Perfetto. Buongiorno ragazzi! Io sono Eric. E io sono Dominique. E che siamo? Ne dillo che siamo dei... Iniziamo! Insieme! Qui. Parla prima che sia troppo tardi. Eric, lascia perdere. A quanto pare il Grinch è tornato come ogni Natale ormai ed è entrato di nascosto in casa nostra soltanto per lasciarci quello lì. Ci ha fatto trovare in una stanza con un bigliettino con scritto l'ho rubato ma non lo sopporto più, e noi non capivamo. Ci sembrava semplicemente una statua. Che carina, uno schiaccianoci gigante molto molto alto. Invece dopo un po' lui ha parlato. Questo qui parla. So che sembra strano, ma è vero. E si muove anche. Lo avete visto anche voi. E secondo me non è strano, perché ho una spiegazione a tutto questo. Lì dentro c'è un uomo. È nascosto lì dentro. Forse per spiarci, o magari per rubare tutto. A me sembra difficile che ci sia qualcuno nascosto dentro. Secondo me è semplicemente un robot o un giocattolo super tecnologico capace di fare queste cose. Qualunque cosa sia, però, può essere pericoloso e non possiamo tenerlo in casa nostra così. Dobbiamo scoprirlo. Ma adesso che lo smonteremo, scopriremo subito di che cosa si tratta. E voi ragazzi, lasciate like qui sotto a questo video se anche voi siete curiosi di capire che cosa c'è lì dentro, e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Ok, mi hai convinto, Dominique. Smontiamolo, però non fargli del male. Fai piano, in fondo non mi sembra cattivo. Lo so, non voglio fargli del male. Lo smontiamo delicatamente. E per smontare una cosa per bene serve un cacciavite. Vado subito. Schiaccianoci, hai delle viti da qualche parte? Perfetto, vediamo un po' dove si trovano le viti. Forse vicino l'occhio, sotto il naso, no, sotto il... Forse naso, la testa. Dietro le orecchie, ma non ho le orecchie, ci hai fatto caso? Sono lì. Coperte dai capelli. Ah, ecco. Forse il braccio avrà delle viti, no? Il braccio. Forse la cintura. No, sotto le gambe. Sotto le gambe? No. Scusi, signor Schiaccianoci, ecco, io non vedo niente. Neanche io vedo niente. Eppure devono esserci, forse qua sopra. Vedi niente? È altissimo. No, non vedo niente. Ho capito, forse le viti sono coperte. Tipo qui sotto. No, piano, è pur sempre una gemma. Aspetta, piano, è una gemma. C'è una vite lì? Ma vuoi che ti risponda? Sono qui, saranno qui le viti, dobbiamo staccare le gemme. No, Dominique, quelle lì sono solo decorazioni, ecco. E allora dove stanno le viti? Forse non ce n'è. Ho capito.
capito! La base! Come ho fatto a non capirlo prima? Saranno di sotto le viti! Forza, prendilo in braccio! Dai. Cosa? Alzalo, dai, alzalo! E se parla mentre c'è l'inverno? Alza! Dai! Scusi, signor Schiaccianoci, so che è già capitato, insomma, devo prenderla in braccio. Io spero che questo non le rechi disturbo. Forza, dai, Eric, alzalo! Devo controllare la sua base! Sì, ma adesso che so che parla, è strano, capisci? Sarebbe come prendere qualcuno che cammina per strada in braccio, non è normale. Quante storie! Vuoi prenderlo in braccio, sì o no? Dobbiamo smontarlo! Ma sei sicuro che non vuoi parlare? Eric, dai! Questa fa sul serio! Prendilo in braccio, forza, forza! Saranno lì sotto! Lo prendo in braccio. Sì, sì. Alzalo solo per bene. Ecco. Dai, alzalo. Aspetta, aspetta, ecco. Dai, mamma mia, quanto bello! Forza, 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 bravo, così, così. Tienilo fermo, tienilo fermo. Ma quante noci ha mangiato? Ecco, ci sono due bulloni, lo sapevo io. Tieni, tieni, tienilo fermo. Sta fermo, Eric, forza, non farlo muovere. Ok. Sono due bulloni molto grandi, non servirà questo cacciavite. Nick pesa molto. Ci sono due bulloni proprio sotto i piedi. Sotto i piedi? Sì. E a che servono? Secondo te può uscire mai qualcuno da sotto i piedi? No, forse dai piedi non può uscire nessuno. No, non lo so, possiamo controllare. Se aspetti io non ce la faccio più. No, dai, non appoggiarlo. È pesante. Ok. Le braccia. Le braccia! Certo che sarebbe più facile se tu parlassi, signor Schiaccianoci, non pensi? Per favore, parla! Dominique, lascia perdere, non ci sono viti, ci sono solamente due bulloni che servono a farlo stare in piedi. Non ci sono viti. Hai ragione, non c'è una singola vite da nessuna parte. Brava, finalmente hai capito. Quindi dovremmo smontarti in un altro modo. Cosa? Lo tagliamo! Lo facciamo a pezzi e poi al massimo lo rigoliamo. Potrei tagliare qui un taglio netto nel braccio, uno netto nella testa, uno netto nel busto e vediamo che cosa c'è lì dentro. Sei un mostro! Così lo distruggi! A me in fondo piace questo schiaccianoci. Ma se lo tagliamo bene, poi possiamo incollarlo, è di legno. Ma no! Da quando sei brava in falegnameria? No, 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 lascialo stare. E poi ti ricordo che c'è la seria possibilità che qui dentro, scusami, ci sia qualcuno. E se tu lo tagli così, 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 potresti fargli del male. E poi non sappiamo chi è. Potrebbe anche essere il Grinch. Io sono sempre più convinto che lì dentro possa esserci il Grinch. Ma cosa dici? Ma l'hai guardato? Il Grinch è grande e grosso. Come ci entra qui? Anch'io sono grande e grosso, però guarda quanto divento piccolo. Ma tu non sei né grande né grosso. Eric, tirati su, dobbiamo trovare una soluzione. Impossibile, come facciamo? Dai, Dominique, lascia perdere, non si apre, uscirà fuori da solo. Se non ci sono le viti, sì? Com'è chiuso? Forse è a incasso. Ma no, non ho capito, in che senso? Ha una chiusura a incasso. Una chiusura in che? Sì, è questo, per forza! È presente, si chiude come un ovetto. Ovetto? Come i barattoli di plastica dentro le uova di Pasqua. Due metà che si incastrano così bene che si chiudono. E sono anche difficili da aprire. Quindi tu pensi che questo qui sia un barattolo? Una specie, sì. Se è come dici, allora come lo apriamo? Bella domanda. Io quando non riesco ad aprire la sorpresa delle uova di Pasqua, gli do un colpo. Un colpo secco e netto. No, Dominique, non puoi dare un colpo secco e netto a una schiaccianoci. Oh, sì che posso! No, 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 Dominique, che vuoi fare? Tranquillo, non gli faccio male. Un colpo deve essere un colpo netto e secco. E lo apro come una noce di cocco. Apro uno schiaccianoci come una noce di cocco. Ma no! Lui non è una noce di cocco. Se lo distruggi, no, no, non si può fare. Fidati, Eric, è l'unico modo. Lo apriremo senza rovinarlo. Sicura? Potresti avere ragione. Anche perché io mi sono stufato. Anch'io voglio scoprire questo mistero. Quindi se questo è l'unico modo, proviamoci. Finalmente! Allora, secondo te dove devo colpire? Secondo te dove si apre? Secondo me è la testa. Si toglie e da lì esce il Grinch o chiunque altro ci sia all'interno. Quindi è la testa che dobbiamo colpire, sì. Perfetto, sono d'accordo con te. Allora vado. Piano, 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 piano. Non devi romperlo, devi smontarlo. Certo che però pure tu potresti parlare. Lo stai causando tu tutto questo. Se parlassi la faresti smettere. Spostati, Eric, basta, non si convince. Ok, ci siamo. È il momento, ragazzi.
Stiamo per scoprire la verità. E se da lì esce il Grinch, che cosa gli diciamo? Non c'è più tempo per stare a pensare. Gli darò un colpo qui, proprio vicino alla linea di unione. Ok, però piano. Sì, tranquillo, ti ho detto che non lo rompo. Gli do un colpetto e si aprirà come una noce di cocco, tranquillo. Ok. Ci siamo allora. Misuro bene la forza. Ok. La distanza. Ci piano, sono, ci piano, sono. Piano. Tre. Piano. Uno. Fermati, ferma, per carità, fermatevi. Hai parlato tu? Ha parlato lui. La vostra è un'azione sconsiderata. Ah sì? Hai avuto paura, calma, eh? Calma. Calma, Dominique, facciamolo parlare. Allora lo vedi che parli? Forza, dici subito chi sei. Ehi tu, esci fuori se sei un uomo e spiegaci come ti apri. Per favore. Signori, perché vi agitate tanto? Per mille fiocchi di neve, io sono lo schiaccianoci. Grazie, questo lo vediamo anche noi. Sì, ma chi sei veramente? Chi c'è dentro di te? Sei il Grinch. O dici come sei fatto, insomma. Oh, questo è pregiatissimo legno tedesco, finemente lavorato. Ma ci prendi in giro? Lo vediamo che questo è legno. Piano. Già, schiaccianoci, noi intendiamo sapere chi c'è dentro di te. Chi c'è? Dicelo! Chi c'è dentro? Chi c'è? Devi dirlo! Chi sei? Chi c'è dentro? Chi... Che rozzo modo di porvi! Calmatevi, signori, ve ne prego! Cosa? Mi ha chiamato rozza? A me? No, penso che l'abbia detto a me. Non comprendo le domande che mi ponete con tale veemenza! Che? Cos'è che ha detto? Non lo so, forse ha detto che non ci capisce. Lui non capisce noi. Figuriamoci noi, ma come parla? Chi sono, mi domandate? Ma ve l'ho detto! Io sono lo schiaccianoci, né più né meno. Lui dice che lo schiaccianoci e basta. Sì, ma è impossibile questo, solitamente gli schiaccianoci non parlano. Quindi, tu mi stai dicendo che dentro di te non c'è nessuno, lo affermi? Ma che pensiero bizzarro! Mi permetto di dirti che sarebbe impossibile! Ci prende in giro o cosa? L'hai sentito? Dice che è impossibile, eppure sembra sincero e tranquillo. A me quel tizio mi piace, comincio a credergli. Cosa? Ok, hai ragione, effettivamente sembra stranamente sincero. Però prima dobbiamo interrogarlo più a fondo. Dobbiamo essere sicuri che non ci sta prendendo in giro. Ok, interroghiamolo, ma in che materia? Storia, matematica, geografia? Ma no, Eric, intendo più domande su di lui. Io ho ancora una domanda, ma se non hai niente da nascondere, allora perché non parlavi, ah? Mi impaurite, signori! Siete così aggressivi! Cosa? Beh, effettivamente Dominique non ha tutti i torti. Siamo stati un po' aggressivi e volevamo smontarlo. Mi sa che è normale che abbia avuto paura. Anch'io ho paura di Dominique quando fa così. Ripensandoci, ok, ci può stare. Va bene, possiamo crederti. E allora, scusaci. Sì, scusaci se siamo stati così aggressivi. Insomma, se ti abbiamo fatto paura, scusati anche tu, dai. Scusa, ma è principalmente colpa di Domini. Cosa? Ma adesso è acqua passata, non pensarci più. Adesso parliamo in amicizia da persone mature. Conosciamoci meglio, dici come ti chiami, no? Il mio nome è Hans. Principe Hans, mia cara. Principe? Ha detto principe. Addirittura principe, questo dobbiamo vederlo. Dici piuttosto, dov'è che vivi, principe, da dove? Già, dove vivevi prima, dici. Vengo dalla Germania. Wow, vieni da lontano. Tutto qui, dalla Germania e basta, che risposta è? Sii un po' più preciso, cioè, ma dalla Germania dove? Calmati, se è troppo vago, significa che sta mentendo. Oh, vengo da un grande castello sulle montagne. Il paesaggio è sempre colmo di neve. Ci sono grandi scalinate, innumerevoli stanze e una moltitudine di persone che va e viene. Davvero? Bambini che corrono da una parte all'altra del palazzo. E poi... Ok, abbiamo capito. Ecco perché è un principe. Ecco perché parla in modo così sofisticato. Ecco perché ci
chiama signori. Ecco perché voleva spolverato il naso. E l'hai sentito? Viene dalla Germania. Ecco perché cercava la neve dalla finestra. Ma quello che dice è incredibile. Non sta mentendo, Dominique. Torna tutto quanto, altrimenti come farebbe a sapere queste cose? Hai ragione, non potrebbe saperlo. Non sta mentendo. Quindi, a quanto pare, non è altro che uno schiaccianoci che parla e che viveva in un castello. È incredibile. Già, ci siamo sbagliati entrambi, Dominique. E siamo stati un po' cattivi con lui. Ma come mai sei qui? Perché sei a casa nostra? Quell'omone verde e peloso mi ha rubato! Giusto, il Grinch! Ho capito perché l'ha rubato! L'ha rubato perché lo schiaccianoci è un simbolo del Natale! Ma ne sei sicura, Dominique? Schiaccianoci, tu sai perché il Grinch ti ha rubato? Sai che cosa voleva fare con te? Non ne sono al corrente! Ma non ha rubato me soltanto, ha rubato tutti gli schiaccianoci del mio paese. Cosa? Come tutti, tutti? Oh no, se il Grinch ha fatto questo non significa niente di buono. Schiaccianoci, devi assolutamente raccontarci tutto quanto. Insieme.